Fu allora che comparve la volpe. «Buongiorno», disse la volpe. «Buongiorno», rispose educatamente il piccolo principe, che si girò, senza però scorgere nessuno. «Sono qui», disse la volpe, sotto il melo. «Chi sei?» chiese il piccolo principe. «Sei molto bella». «Sono una volpe», disse la volpe. «Vieni a giocare con me», ripropose il piccolo principe. «Sono così triste». «Non posso giocare con te», rispose la volpe. «Non sono addomesticata». «Ah, scusami», fece il piccolo principe. Ma dopo averci riflettuto su, aggiunse: «Che significa addomesticare?» «Tu non sei di qui», disse la volpe. «Cosa stai cercando?» «Cerco gli uomini», rispose il piccolo principe. «Che cosa significa addomesticare?» «Gli uomini», disse la volpe, «hanno i fucili e vanno a caccia. Questo è molto irritante. Allevano anche i polli. È il loro unico interesse». «Cerchi i polli?» «No», disse il piccolo principe. «Cerco degli amici». «Che cosa significa addomesticare?» «Significa una cosa che è stata purtroppo dimenticata», rispose la volpe. «Significa creare dei legami». «Creare dei legami?» «Certamente», disse la volpe. «Per me tu non sei che un ragazzino, uguale a 100.000 altri ragazzini. Non ho bisogno di te. E neppure tu non hai bisogno di me. Per te non sono che una volpe qualsiasi, uguale a 100.000 altre. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo. Io sarò per te unica al mondo». «Comincio a capire», disse il piccolo principe. «C'è un fiore. Credo che mi abbia addomesticato». «Possibile», osservò la volpe. «Sulla terra cade di tutto». «Oh no, non sulla terra», disse il piccolo principe. La volpe sembrò molto incuriosita. «Su un altro pianeta?» «Sì». «Ci sono cacciatori su questo pianeta?» «No». «Questo è interessante. E ci sono i polli?» «No». «Beh, niente è perfetto», sospirò la volpe. Ma la volpe tornò alla sua idea. «La mia vita è monotona. Vado a caccia di polli, gli uomini cacciano me. Tutti i polli si somigliano e tutti gli uomini si somigliano. Dunque mi annoio un po'. Ma se tu mi addomestichi, nella mia vita ci sarà un sole. Riconoscerò un rumore di passi che sarà differente da qualsiasi altro. Gli altri passi mi faranno nascondere sottoterra. Il tuo mi chiamerà fuori dalla tana, come una musica. E poi guarda, vedi? Laggiù, i campi di frumento. Io non mangio pane, il frumento non mi serve, i campi di frumento non mi dicono nulla. E questo è triste. Ma tu hai i capelli dorati. Allora sarà bellissimo quando mi avrai addomesticato. Il frumento che è dorato mi farà venire in mente te. E adorerò il rumore del vento tra le spighe». La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. «Se ti va, addomesticami», gli disse. «Mi va bene», rispose il piccolo principe, «ma non ho molto tempo. Ho amici da conoscere e molte cose da vedere». «Non si conoscono che le cose che si addomesticano», sentenziò la volpe. «Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Si riforniscono dai mercanti di cose pronte all'uso. Siccome non ci sono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se vuoi un amico, addomestica me». «Che si deve fare?» domandò il piccolo principe. «Bisogna essere molto pazienti», rispose la volpe. «In un primo tempo ti siederai sull'erba un po' distante da me, così. Io ti seguirò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Il linguaggio è una fonte di malintesi. Ma ogni volta potrai sederti un po' più vicino». Il piccolo principe ritornò all'indomani. «Sarebbe meglio tornare sempre alla stessa ora», disse la volpe. «Per esempio, se tu vieni sempre alle 4 del pomeriggio, alle 3 io già comincerò ad essere felice. Più si avvicinerà il momento, più mi sentirò felice.
Alle 4 comincerò ad agitarmi e sarò in apprensione. Scoprirò allora qual è il prezzo della felicità. Ma se tu vieni quando ti pare, non saprò mai quando preparare il mio cuore. C'è bisogno di riti. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. È una cosa purtroppo dimenticata, rispose la volpe. E ciò che fa di un giorno differente dagli altri, una certa ora, un'ora differente dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Per questo il giovedì è un giorno fantastico. Io mi spingo fino al limite della vigna. Se i cacciatori non ballassero a giorni fissi, i giorni sarebbero tutti uguali e io non avrei più delle vacanze. Così il piccolo principe addomesticò la volpe e quando l'ora della partenza fu prossima, «Ah!» disse la volpe, «piangerò!» «È solo colpa tua!» disse il piccolo principe, «io non volevo farti del male, sei tu che mi hai chiesto di addomesticarti!» «Certo!» rispose la volpe, «ma piangerai!» osservò il piccolo principe. «Certo!» disse la volpe, «allora non ci hai guadagnato niente!» «Ci ho guadagnato», rispose la volpe, «il colore del frumento». Dopodiché aggiunse, «torna al roseto. Capirai quanto la tua rosa sia unica al mondo. Quando ripasserai per dirmi addio e ti regalerò un segreto». Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. «Voi non siete affatto simili alla mia rosa, non siete ancora nulla», disse. «Non vi hanno addomesticato e voi non avete addomesticato nessuno. Siete nello stato in cui era la mia volpe. Non era che una volpe qualsiasi, uguale a 100.000 altre volpi. Ma me la sono fatta mica, e ora è unica al mondo». Le rose erano imbarazzate. «Siete belle, ma vuote», aggiunse. «Non si può dare la vita per voi. Di certo, un passante qualsiasi penserebbe che voi siete simili. Ma lei da sola è più importante di tutte voi altre insieme, perché è lei che ho annaffiato, perché è lei che ho protetto con un paravento, perché erano su di lei i bruchi che ho ucciso, salvo i due o tre che ho tenuto per le farfalle, perché è lei che ho ascoltato lagnarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa». E poi ritornò dalla volpe. «Addio», disse. «Addio», disse la volpe, «ecco il mio segreto, è molto semplice, non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi». «L'essenziale è invisibile agli occhi», ripeté il piccolo principe per tenerlo bene a mente. «È il tempo che hai speso per la tua rosa che l'ha resa così importante». «È il tempo che ho speso per la mia rosa», fece il piccolo principe per tenerlo a mente. «Gli uomini hanno dimenticato questa verità», disse la volpe, «ma tu non la devi scordare. Si diventa per sempre responsabile di chi si addomestica. Tu sei responsabile della tua rosa». «Io sono responsabile della mia rosa», ripeteva il piccolo principe per tenerlo a mente. Abbiamo aperto le coccole della buonanotte questa sera con un brano tratto dal piccolo principe. E adesso chiediamo alla dottoressa Malacrida perché ha scelto di leggerci proprio questa storia. Ho letto questo brano del piccolo principe perché penso che il piccolo principe e la volpe abbiano proprio ragione. Abbiamo aspettato tanto di poter rivedere i nonni, la famiglia, i fidanzati, le fidanzate, e stiamo ancora aspettando di poter rivedere gli amici. Quindi all'inizio di questa fase 2 ho pensato che siamo un po' come il piccolo principe e la volpe che aspettano di vedersi alle 4 del pomeriggio. E che emozione poterlo fare. È un tempo tutto nuovo e forse dobbiamo imparare di nuovo ad addomesticarci, a stare vicini, anche se un po' lontani. E forse ancora di più a essere responsabili l'uno per l'altra. Buonanotte. Non si offende troppo se da tempo non mi faccio sentire. Speriamo che la regola del 2 più 2 fa 4 sta
stavolta mi faccia eccezione. Mio fratello mi scrive che Vienna è bellissima, piove e la gente non ride. E l'amore, che l'amore l'ha incontrato sul confine, è un amore portoghese senza spine, quasi tempo di albicocche. E il vicino me le invidia, sei caduta a piedi nudi nella mia vita e mi sta ricrescendo la coda, quasi tempo di albicocche, con la mia tazza verde in mano. Mia madre nel mese di maggio mi pagava i quadrifogli, 1.000 lire l'uno. E ho sognato la Nuova Zelanda, c'eri tu che mangiavi una pesca per il tuo sorriso più largo. Ero un clown professionista e ho l'anima in piedi, Arlecchino alla porta bussa e mi chiede di entrare. Mi convince a confessarti ridendo che ti amo da più di 1.000 anni, è quasi tempo di albicocche e il vicino me le invidia. Sei caduta a piedi nudi nella mia vita e mi sta ricrescendo la coda, quasi tempo di albicocche, con la mia tazza verde in mano. Mia madre nel mese di maggio mi pagava i quadrifogli, 1.000 lire l'uno. Non si offenda troppo se stanotte non la lascio dormire. Speriamo che la regola del 2 più 2 fa 4 stavolta mi faccia eccezione. Arlecchino, tu che hai 1.000 colori, dimmi come starebbe bene il nero dei suoi capelli con il rosso nel mio bicchiere. Arlecchino, versa il vino. Arlecchino. Mio fratello è ancora a Vienna con il suo amore verde in mano. Mia madre nel mese di maggio ci pagava i quadrifogli, 1.000 lire l'uno. Passa il tempo e passa piano. È tempo di albicocche, canta Stefano Barotti, cantautore toscano di Massa. E dopo Johnny Cash con Hurt, ascolteremo un racconto in dialetto di Ileana De Galeazzi. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. L'Albur di Stry. Dal 1921, un po' fuori dal paese, gli stai fai su al monument per un ur di por soldà morte in dalla prima guerra. Prima d'allora ligheva al cimiteri che poi le stai spostà più se avanti in funta ai privis in ai bosch. Al monument gheva sempre un gran avanti e indre da fio e tusan che giughevano a nascondas, ai tulit, alla guerra, con la corda e al cerch, a inventare storie. I genda chi fio lì van tranquilli da savei mia trob lontan e fuori di pericol. Anche a quel di lì una ventena tra fio e tusan si introva lì per giù da nascondas. Vendalur la due tira sa dre un fradalin e la fai si taggio sotto un nus da dre dal gisio e da San Rocco. Al fiorin un po' le stai lì a guardare e poi a se indormantà. Quando andai giù su, i mamme incominciò a chiamare. Nina, Pedar, Marietta, Giovannin, Ricchetta. Poco per volta, i fiori si mulla in giù verso il paese e che passa da me dal fiorin, Tunin, che dormiva sotto al nus. Quando le stai scur, la mamma da Tunin, Tarasè, se curgiua che leva mia in ca. Ma in dove le Tunin? La chiameva chi altar fiu, ma leva con nunt, poi l'envis più, e pensa che leva venu a ca. In andai fuori a tu ci chiamà, Tunin, Tunin, in dove ti sei? Tunin, veni a ca. Ma Tunin al dormiva dalla grossa e al sentiva no. Tarasè, i so fiu e tutti i visit si misdre a circal. In andai al buzzun, a rur, indica sin, dal fiorin nanca l'ombra. Dopo una quaiora Tunin se svegliò. E che meraviglia vide un ciasmo intorno al nus. Anca mo butta giù, la guarda in alto e la vist di figurin sui ram dall'albor. La guarda pulida e i figur in diventa più secciar. Ivan Don, che volevano in diram e intanto cantevano con una voce in scibela che Tunin gheva no paura, anzi, la piaceva sentì melodì e vide tutto quel movimento lì. Gli arriva mezzanotte e al campanin la battu dodas dun. Proprio allora una passa misteriosa la fai tasè anche ai fiori di piant e tutti i don, a vuna, in venu bas dal nus,
e si insitagiò sull'erba profumava da mila fior. Al pareva che al mun se va fus firmà. I don in church e tu nin cui io sgranà. All'improvvis se sentì un gran bacan, un rumor da zucchero da bestia in corsa e dal bosco da castagne venne fuori un cavron con due corni d'or. Si mise in mezzo ai don e la cominciò a tirar via al per, al pareva che le vadrea sbiutas e sa sbiuteva proprio. Quando le stai biot, ma coi corni e zucchero, e se drizza in pe, leva un bel om, giuan, pim da forza, e cum duec, rosme i carboni. I don incominciò a strappas, per terra, andag visin, e vorevan tucal, carazzal, basal. Lui gadeva tratu. Da carazzevi cavei, abaseva, gli acciapevi in braccia e fea girà. Tutto un trat, l'om coi corni d'or e gli esci da brasa, che leva pel diaul. L'acciapa sui per la vita la più sebela, che leva pe una stria e la caricava in spala. Visiga il nus, propi in due gheva tunin, al diaul la battu un zucur se divirvi la terra e lui e la stria insparì in dal becc. Allora, chi altra strina andai visin al tuchel da vus brusava par fa passar il diaul e in vista il por piscinin cugnesh fe dal co par la meraviglia par la strimizzi. L'entira su e tugnin al piangeva nanca tant che leva intronà. Istri gendì da quintanienda quel che l'eva vist, perché se no andevano a te la casoa e alfevan negà in dal tisin. Nella salì che il trimeva e l'ur inturnà sui ram dal nus, da lì in ciapavolà e dopo si invispì. Tunin le resta lì e se sentì mancà. In tanga arrivà la mattina buon'ora, se sentì i vus che ciamevan. Tunin, tunin! Finalmente una donna la passeva vicino al nus e la vis tunin butta giù che pareva mort. Le chi? Lo truà! Fè presta al par mort! In andai tu svi e Juan, al pad al fiu, la ciappa in brash, la sentì che il fiadeva mo e la portà da corsa ca. La messa in dal led grand. Enciamà la midigona che gadai una papina d'oli da linosa da mettere in su stomic e una pezza girava sulla front per far calare la fevara che galeva da caval. Tunin le stai in sci par du di. Pe la dirvi ioc, ma il parleva più. Se ti ghe, Tunin, se ghe successe, ten fai un quel cos. E lui altaseva. Perché quel che leva vist, leva un segreto. A passeva i dì, e Tunin al mangeva poco niente, leva biamme la scera, e al vuseva in dal sogno. A verino morì, la sem sta, a disi niente. I sogent en capì che in qualcosa aveva successo, e una sera en decidu d'andà sotto al nus. La mamma la porta dre un crusin da legno e un bugiatin d'acqua santa e stai lì a spicciana scuntù da dre d'un bot da ruet. Gli arriva mezzanotte e al campanin la sunà dodas dun. Proprio come aveva capitato nin, anche che la nolliga arriva istri e tarasena cugnussu do che ivan dal paese. Dopo un po' arriva il diaul. E allora Tarasè la tira fuori la cruce e la butta in giro l'acqua santa. Al diaul la fai un ves furius e le scappa tra fuoco e fiamme in dal bezzo da terra. Istri in scapan calure finalmente al pra e i bosc in sta in pas. I due gent
In turna caeghe parui che tu nien astevo un po' più se ben, come se gaffi sparì dal malefizi che gheva dos. Per sicurezza al diadre l'emportà in da Carmelina, una donna che la signevi Verman, perché sa pensava che quanto un fio esteva ma, gheva sicuri Verman. Quando l'endai denter in dalla cada al segno, tu nien se strimì, perché leva scur. In funt un sciuc da gugela albruiseva sul camin pien da carigina e con i fierapul che andeva in alt. Le pareva da vide il diavolo quando andai in dal buch. Poi Carmelina la tira presse e tu nien leva mia tanta tranquil, perché la donna leva senza dent, la faccia spurca da carigina, al panete in co e doman negar lung che parevan i dosciam d'un scurbat. In andai visin al taul e Carmelina la ciappa un bicer pien d'acqua. Poi la tira fuori al ref dal cassetto dal taul e la piega in tanti tuchei. Intant la barbuteva un qualcos che sa capiva no. Poi con la furaseta la tagliai giù dal ref e la miteva in dall'acqua e come per miracol i tuchei dal ref incominciava a muovas. Sen che tu nin. Agheva i Verman. Allora, Carmelina la tira fuori i tuchei da ref dal bicer. To, tu nien, bev che l'acqua chi che ti guarisat e ti scampare cent'an. Tu nien la bu e allora Carmelina gaffai di un pater ave gloria partuti por mort. A sentì che scampeva cent'an, tu nien leva tu content e quando andai a ca la quintà la sua avventura, la sua mamma e il suo papà. Al parco dopo din l'ora, i stri e il diaul si presenta più visin al nus. E al par, un par che un paradan dopo, un fulmin la spacà a metà. In mezzo ai radis, gheva un gran bec che sa videva no in due che il finiva. Al pudeva proprio ves la buca dall'inferno. I fiu intorna a giugà al monumento fino a un po' d'an fa. E anche a Tunin le andai senza paura, perché ormai al sapeva che aveva cent'anni da scampà. E quando ivan lì al monumento, si rigurdevan da quell'antica storia e cantevan tutti insieme. Quanti vedat una stria, di pian pian Ave Maria, quan la stria la ta sintù, la scappa via, e la torna indre più. Se poi ti incontra tal ciapin, tira fe la cruz dal gipunin. Al ciapin, sa strimis e al vosa fort, che il sintan tuc i viv e i mort. Campene era marciate l'eca grande con la luna piena. El Vangelma con una foto, orela e un medagliute d'or. E la fina udrì, el carovato in gal, el del cielo. Olga Strer had la mela, con quel gal scundit volta al giacù. El gal del ciel, piana hit in paradì, una leggenda i di. Cule ale tutte rute, appena noc che birulave chiede là. E doppio combattimento, c'è tu ci di, che una notte proprio a ludri. El gal combatti c'è il vote, el galec, el galahate, per amore. Con 40.000 franchi e la fruttina del nome d'aiuto d'or. E sta è l'appunto per che speru del gal del ciel. Ricomprerò la terra che il governo gli ha rubato a noi.
ciò visi a vaita del butuli. El hoccam più un durmian d'un cai e giurzat vego nel filit. E i gali di quan carro il cacat il gal del ciel dal hojagù. Ai gabbian si quan carlo le marciat con den gaio fa me miliu. Tu che me Teresa, me ben e brava te che ha la stocchetta. Un gaio fa me miliu e la furtina del tome d'aiuto e d'or. E sta era punte te, perché spero del gal del cielo. Latero, che il governo non gli ha rubato il nuovo bar. Che la luna le sparire e la lanterna la trea che opre e tere. E in galet che c'è mazzorro e il che vorrà gal del cielo per taccare. E Carlo il campo pura e la crepa un pure l'albec del gal del cielo. E polga pura perché il mes migliu che il gavini puntaga. Tutte me Teresa, me ben e brava te che ha Bartolome. I ho c'è la tavola e me prese mal tome d'aiuto e d'or. Tutte le sperate io puntate mi speru del gal del cielo. Gada tel genial, e i du galeg, i hele a genal, c'ultere. El gal del cil, el gan ficat el zorro dritte me halquet. E poi a he paras, ma e turna cia sgrafegna, e a da hele de brut. E ci diha mo cave, che el gal del cil, el combatia ubi. Ma pol crida de Carlo il campini la notte vi sia han Bartolome. Perché il dec del gal del cielo è il herumpit e il guerreron della mare. Tu ci dici che Carlo il causate il caustia de brutre al governo. Nel veder zorro anche il gabutate il gal del cielo il terre. Ben e brava te che in Francia chiuda. E che con più gnanghel è la cultura del tomme d'aiuto e d'or. E lo potrà generare anche mai oste puer gal del ciel. Comprò più la terra che il governo gli ha rubata al no buva. Corre per la cospurga della mela con disiglia le ca grande. Una storia di confine, quasi un film, un combattimento di galli tra Messico e Stati Uniti. La canzone originale scritta da Tom Russell, cantata anche da Joe Ely, una delle più belle canzoni epiche del western americano, tradotta in dialetto bresciano, anzi della Val di Mella, da Charlie Cinelli. E adesso ascoltiamo un grandissimo Cat Stevens con Over Young e poi un'intervista a Barbara Sgobbi. Over Young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your daddy's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know we never will. You know we never will. And the patch
she's made the goodbye harder still. Oh, very young, what will you leave us this time? There'll never be a better chance to change your mind. And if you want this world to see better days, will you carry the words of love with you? Will you ride the great white bird into heaven? And though you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And a goodbye makes the journey harder still. Questa sera, a raccontarci un po' di coccole e di musica, c'è Barbara Sgobbi. Barbara Sgobbi che vi racconterà delle cose che magari in casa con la vostra mamma e il vostro papà potete fare attraverso la musica, in quanto lei è proprio specializzata in musicoterapia dei più piccini. Lasciamo a lei la parola. Buonasera a tutti, buonasera bimbi, benvenuti. E proprio prima di delle vostre coccole mi faceva piacere coinvolgervi in alcune coccole musicali. Io sono una musicista, ma anche una musicoterapista, e mi occupo prevalentemente di regalare sorrisi ed emozioni ai bimbi e alla propria famiglia. Sapete tutti quanto è importante la musica. La musica è un elemento fondamentale che comunque fa da cornice alla nostra vita per tutti i suoi aspetti. Aiuta a sorridere, aiuta a vivere le nostre emozioni in modo comunicativo, aiuta in altresì anche a sostenerci a livello fisico, insomma, aiuta a sviluppare la nostra testolina, aiuta a sviluppare la nostra lingua, il nostro linguaggio. Ma soprattutto la cosa più bella che sa fare è mettere in relazione e comunicazione le persone. Quindi proprio questa sera mi piacerebbe raccontarvi quanto è importante, magari prima di andare a fare la nanna, prima delle vostre coccole, provare magari a giocare con la musica insieme ai vostri genitori o la vostra famiglia. È molto importante a volte cantare anche insieme. Cantate voi con la vostra famiglia? Io spero proprio di sì. E, è molto importante questo, perché ci aiuta a buttare fuori anche la sera tutta la fatica che abbiamo vissuto magari durante la giornata. Ma non solo. Nella vostra casa, se ci fate caso, avete tantissimi strumenti musicali che potrete utilizzare proprio per aiutarvi ancora di più a buttare fuori magari le emozioni di queste giornate, anche in questo periodo storico un po' faticoso, no? Come per esempio, avete mai suonato una pentola con un battente, con un bel cucchiaio? Avete provato a suonarla di acciaio? L'avete provato a suonare di plastica? L'avete provato a suonare di legno? Sono tutti dei suoni che esprimono emozioni simili, ma anche diverse sotto certi aspetti. Farlo insieme alla vostra famiglia, potrete creare una bellissima orchestra sonora fatta con gli strumenti della vostra quotidianità, in modo da poter rilassare, divertirvi, fare dei giochi anche un po' bizzarri, no? Col musicale stesso che trovate nella casa, come divertimento. Tutto questo sicuramente porterà ai bambini e alle vostre famiglie lo star bene con voi stessi e star bene con gli altri. È un momento anche, appunto, dicevo,
un po' faticoso questo, no? Siamo sempre chiusi in casa, magari abbiamo poco tempo per andare a fare una passeggiata in giardino, ci sono anche delle situazioni un po' strane scolastiche, dobbiamo fare lezione online, tutte queste emozioni nell'arco della giornata ci portano un pochettino di fatica. Quale miglior modo è cantare, suonare e ballare insieme ai nostri genitori? Possiamo farlo in mille modi. Dovete solamente armarvi di tanta, tanta creatività insieme ai grandi che vi circondano. Barba, sei veramente preziosa e questa sera però ho proprio voglia di farti altre due domande. Se ci consigli così, proprio per le famiglie, delle musiche, proprio dei titoli che magari ci rilassano e ci mettono pace, oppure delle musiche che ci fanno stare bene. Perché come ci insegni tu, la musica... proprio a livello neurologico, no? Ok, ci si muove, ci smuove. E quindi se ci dai qualche consiglio, poi così tutte le mamme, i papà, i bambini, anche i nonni, ricordiamo, magari si ascolteranno queste musiche in queste giornate. Allora, per quanto riguarda l'elemento musicale, quindi la canzone, l'ascolto, faccio un po' la musicoterapista, nel senso che io potrei consigliarvi quello che piace a me, ma magari non funziona quello che piace a me. Dovete ascoltare ciò che piace a voi, ciò che vi fa star bene, partendo proprio dal vostro gusto musicale. Allora sì, se parto da lì posso avere un buon beneficio. Se magari vi consiglio di ascoltare il signor Mozart, magari non tutti piace. E quindi quello che consiglio vivamente è proprio di fare degli ascolti molto personali, magari condivisi con la propria famiglia. Ma la cosa che consiglio di più in assoluto per rilassarsi è veramente ascoltare la voce della mamma e papà che ci cantano una canzone anche inventata al momento, che può fare la differenza in questo senso. Poi ovviamente il musicale, se dobbiamo e vogliamo ascoltarlo, consiglio vivamente per una situazione di rilassamento e benessere un qualcosa che sia abbastanza lento a livello ritmico, non troppo veloce, ecco. Benissimo, allora adesso lasciamo tutti i nostri piccoli ascoltatori con quelli un po' più grandi a farsi una bella cantatina e poi a rilassarsi. Grazie Barbara, buonanotte. Buonanotte. Se volete scriverci per darci qualche suggerimento, per essere intervistati o collaborare con Radio Somma Libera, potete mandarci una mail. L'indirizzo è radiosommalibera@gmail.com. Buonanotte a tutti.